prossima volta. Io sono nel segno. Per la banana mi parlezza io che sei i caven e li bolle shamoin. Abba shaul omega, siman le dabek tachina le davar, tachin li bama takshiva zlecha. Ok, allora. Tama Abraham, chi prega deve rivolgere il suo cuore verso il cielo, Abba Shaul dice, si manda da Var, segno della cosa, Tachin Liban, Takshivosnacha, prepari i loro cuori, letteralmente il verso dice prepari i loro cuori e il tuo orecchio sentirà. Vorrebbe l'interpretazione che dà Abba Shaul è che loro preparano i loro cuori e il tuo orecchio sente. Okay. L'orecchio di Dio. Tania amar Rav Yehuda, kach aya min gosh el Rava. Rabbi Akiva. Rav Akiva. Kishaya mitpalel im atzibur, aya mekatzer ve'ole mitpnei torach tzibur, kishaya mitpalel beno leben atzmo, adam minyu be'manicho. Manicho. בזווית זו. הוא מוצא בזווית אחרת, וכל כך למה, וכל כך למה, מפני קריאות ושלחיות. Dice Rabbi Akiva, così era il minar di Rabbi Akiva, dice Rabbi Yehuda, così era il minar di Rabbi Akiva, quando pregava col pubblico, sintetizzava, era veloce e sintetico, per Torah Tzibur, per non infastidire il annoiare il pubblico, eccetera, eccetera. Chiaramente Torah era fatica del Tzibur. Kishaya mitpalel benol benazzo, quando invece pregava per conto suo, una persona lo lasciava in un angolo e lo trovava in un altro angolo. Tutto questo perché? Per i vari inchini che faceva, quindi si spostava dai vecchi. Ok? Sì, credo che qui è il prossimo divertimento. Sì, qui erano le divertimento, già detto questo, sì. Amar Bichia Barabà. Amar Bichia Barabà, l'olam itpallel adam bebaita sheshbo chalurot. Shenemar veikaven pitchan le vechule. Ok, scusate un secondo, c'è una cosa. Okay. Allora, sempre una persona deve pregare in un posto in cui ci siano finestre. C'è Neymar, vecchio. C'è di non pregare mai. La stessa sera, c'è Neymar, no? C'è Neymar, vecchio. Ok, secondo me. No, se stavo leggendo il verso del... No, il verso non c'è niente. C'è Neymar? C'è Neymar, Bekiven, Petre'en, Lem. Allora, dice, una persona deve pregare sempre in un posto in cui ci sarà la notte, probabilmente in modo da poter vedere il cielo. C'è Neymar, Bekiven, Petre'en, Lem. Indirizza verso le aperture. Come traduce di questo esempio? Una persona preghi sempre in una casa dove ci sono finestre, come hai detto, e aveva delle finestre aperte. E aveva delle finestre aperte. Le pregare e pregare. Sì, ma, sì, Dio, ma questo è chiaro. Ma Daniele 6:11. Sì. Cosa dice del perché? Secondo alcuni motivi è che in questo modo chi prega osservando il cielo sottomette il proprio cuore a Dio e riesce a concentrarsi meglio. Secondo altro motivo è per raggiungere luce alla stanza dove si prega, dove altrimenti sarebbe più difficile concentrarsi. Altri ancora spiegano che guardando il cielo in direzione di Gerusalemme si riesce più di più a rivolgere il cuore verso il luogo del santuario. Va bene, io no. Sì, e poi c'è una citazione del Shulchan Aruch, no? H9, la pagina 9, sì. Nel ruolo dove si prega devono esserci le porte e le finestre in direzione di Gerusalemme, secondo lo Zohar è bene che il Bet Knesset ci siano 12 finestre, eccetera. Sì.
Ok, sì, devo capire dove ha preso la scena, non capito, dove è la scena. Dice che Rashi dice questo? No, non dice Rashi. Rashi dice secondo alcuni il motivo, sì, e poi è scritto... Rashi. Sì, Rashi. Io non lo trovo. Forse non sono questo, sono altre cose. Boh. Vabbè. Ok. Andiamo. Yachol. Allora, Yachol l'itbrer Adam kol yom kulo. Kol yom kulo. Kol yom kulo. Kvar mefarash al yadei Daniel. Simnim, Zatam. Yachol. Ok. Allora, domanda. Una persona può pregare tutto il giorno? Già spiegato a proposito di Daniel, da Daniel, Simnim, Zatam. Tre volte, che si prega tre volte. Ho letto qual è la domanda pratica, cioè se uno poi non interrompe tra una tefila all'altra perché sta pregando tutto il giorno, non riesce a... No, fare più tefilot, fare quelle facoltative. Cinque, per imitare qualcuno, oppure, visto che siamo in tempo, oppure vai 10, vai che tefillot in più. No, ci sono tre tefillot. Questo non toglie che si possono fare... Quindi con la Yom qua è un'iperbole, cioè, con la Yom è un'iperbole. Sì, sì. Prima non può fare più tefillot di tata? Fare più tefillot nel senso di tefillot fisse, di più, no, questo non lo può fare, però può fare le tefilot spontanee. Ah, ok. C'è gente nel detailing tutto il giorno. Non può mettere una, che ne so, una tefilat musaf nei giorni feriali, perché IVA. Ma una tefilat spontanea può essere una midah, una tefilat spontanea. Può essere una midah, non può essere identica. Devi fare dei cambiamenti. Un solo caso in cui può essere identica ed è il caso in cui c'è il dubbio di doverla rifare. E a quel punto posso fare una tefila spontanea uguale a quella. Okay, però si possono allargare quelle prescritte. Cioè tu puoi allargare, ci sono dei pezzi in cui puoi inserire. E se lo dice lui, ne parla dopo. Ma poi dici. Ok. Okay. Yechol mishmisseva legola Mishba legola Uchla Uchla kvar neemar Dai hu avar min kadmata dena De hu avad min kadma dena Yechol leitav Ah, ok. Può essere, visto che la citazione è di Daniel, Daniel vive in Golà, che può essere che questo sia cominciato quando sono andati in Golà. Cioè questa storia delle tre tefillot può darsi che sia cominciata quando sono andati in Golà, può darsi che prima ce ne fosse di più. No, di più, ma non di meno. Kvar neemar, no, però c'è già scritto, di U Avad che lui faceva, come lui faceva, min kadmadena. Come i tempi precedenti. Per tempi più antichi. Quindi in realtà l'esbanità si riferisce a quello che si faceva già nei tempi più antichi. Yechol itpalel Adam lechol ruach sheitzach. Sheitzach. Non ammazziamo nessuno. Sheitzach. No, Talmud Lomar. Tu lo mai le cabelle negli sciolai mi accogli e... No, negli sciolai, punto. Allora, è possibile che una persona preghi verso qualunque direzione voglia. Ok. Le cabelle negli sciolai. Devi farlo davanti ai sciolai. Abbiamo appena parlato. Sì. יכול יכול יהיה כוללן בבת אחד כבר מפורש מפורש דוד דכתיב רגע 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 רג
può mettere tutte insieme in una volta sola, che so fare Shahid Mehaivit nel giro di mezz'ora, o di due ore, ma si può subito dopo Shahid Mehaivit? No, questa è la domanda. Questa è la domanda. Questa è la domanda. Si può fare molte volte quando capita, non si può Mehaivit. Mehaivit, sì. No, Shahid Mehaivit, il tempo è... Kvar mefurash al yedei David, già è stato spiegato da David HaMelech, Dechtiv ere voker etzorayim, ere voker etzorayim. Sera, mattina, pomeriggio, mezzogiorno. Perché ripete qualcosa che ha già discusso sugli orari? Che in realtà qui sta... sintetizzando. Qualcuno pone la domanda. Okay. Questo è quello che è stato detto. La domanda è proprio... Hokolo Yavo, oppure si può fare anche in un altro modo. Sotto c'è un qualche modo forse la discussione sulla tefila spontanea, sulla tefila che non deve essere qualcosa di fisso, a seconda di come vengo ispirato, okay? In questo momento ho bisogno di fare molta tefila, allora lo faccio in questo momento, in un altro momento non la voglio fare, non ho voglia. Guardate, questa roba c'è, okay? Finché non trovo la cavanà, finché non trovo il momento giusto, faccio qua. Magari un momento giusto che dura tutto il giorno, posso fare tefila tutto il giorno? Okay. Quel momento o il momento di elevazione mistica, posso fare tefila tutto il giorno, faccio 10 tefilot, magari domani ne faccio una sola. Questa è la domanda in realtà, potrebbe essere questa la domanda che c'è sotto, è una domanda seria in realtà, è una domanda, il problema è come considerare la tefillah. Mm-hmm. Se la tefillah considerarla una misra, basta, come... Allora, tefillah che neger korbanot. Korbanot hanno i tempi fissi, la tefila è sempre che è korbanot oppure no. Insomma, la tefila è qualcosa che la persona esprime spontaneamente, che viene dal cuore, eccetera, eccetera. È possibile mettere regole rigide sulla spontaneità? Questa forse è la domanda. La risposta è sì, è possibile mettere. Perché attenzione, questa è anche, su questo non è che sia finita qui la faccenda, perché poi una delle novità del hasidismo era questa necessità della cavanata fila, e anche un po' di sconti sulle regole alachiche, sulla cavanata, quando si tratta di cavanata, insomma. E Hasidim che pregano nei momenti in cui teoricamente non sarebbe il tempo della tefillah. Sugli orari sono un po'... Sugli orari sono un po' elastici. Sì, molto elastici. Ma voi conoscete soltanto i Chabad, che sono molto meno elastici di altri. Altri sono... si tengono sul limite, sul confine di tutto ciò che è laicamente possibile. Altri invece sfondano qualsiasi limite. Un rebbe hasidico che riuscirà a faceva mincha e 10 di sera. Okay. Ah, Ervit. Okay, non so se... יחודש מה קולו בתפילתו, כבר מפרש על יד על זכן השבילה. אמר צהריימה וכו'. יכול? Sì, non posso essere. Sì, è la terza. Yakol, mi farash al yedei Hana, shenemar vekolalo ishma. Ok, allora, a questo punto comincia tutta la storia di Hana, la sera lunga. Mm-hmm. Andremo avanti per una pagina intera, ok, allora... La prima domanda è se una persona può, nel momento in cui dice l'Amida, far ascoltare la sua voce, cioè dire la tefillà a voce alta o semi-alta che la persona ascolti. Risposta? No,
perché impariamo da Hannah, da Tefilat Hannah, Tefilat Hannah è la Tefilà che fa Hannah all'inizio del libro di Shmuel, per chiedere a Dio un figlio. La Tefilat Hannah è la Tefilà che i sefarditi usano leggere tutti i giorni, è una Tefilà molto bella, andate a leggere anche quelli non sefarditi, ed è in qualche modo considerato un modello per molte cose che riguardano la Tefilà. Molte cose noi le impariamo dalla Tefilà Hannah. Ok? È un paradosso, no, che impariamo una persona che non è tenuta. Prima del corpo, no, la tefilà è tenuta. Ah, prima di tutto. Sì, ma la donna ha l'obbligo della tefilà, ma non ha l'obbligo che accennava, l'obbligo è questo dopo. Esatto. Perché viene fatto in qualsiasi tempo, non è andata al tempo. Cosa? La tefilà nel senso di Amidea? Sì, no, c'è chi... Ci sono varie opinioni su quale è l'obbligo. Sì, quale è l'obbligo. Secondo alcuni è l'obbligo di fare almeno una tefilà. Secondo altri invece qualunque tipo di tefilà va bene. Qualunque tefilà va bene. Che ci sia l'obbligo in... Dopo questo di... Che abbia l'obbligo di tefilà. Che fanno una al giorno, ma è legata al tempo? Non hai l'obbligo del... dei tempi determinati. Ma la deve fare con quel tempo giusto, non può fare quando vuole. Poi è andata con il tempo, alla fine. C'è anche se... Yachol, Inshallah, Adam, Tzrichav, Yachakach, Itkallel... Ma con l'altro diciamo, perché c'è scritto poi Tzrichav, che non si sentiva la sua voce. Yachol, Inshallah, Adam, Tzrichav, Yachakach, Itkallel, Itkallel. Poi mi farà scegliere di Shlomo, Shenemar, Lishmoa, El Arina ve El Atefila. Rina zo Tefila, Tefila so perché c'è divertente quel modo di interpretare questo verso. È bellissimo, che le parole tanto non contano. Allora... È uno dei ritornelli più famosi, questo ritornello, delle Selichot Tashin. Se la rinnave è bellissima, bellissimo, bellissimo, sì, molto bello, bello, uno dei più, molto più bello, bello, dei più tempi belli della de, 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 quelli di lui va, pure la prima lui sera, è uno pluralista. La prima sera a 1:30, prima di Mozzi Shabbat, vado a farle questa qua, penso che vado a questo pezzo. No, no, veramente, sono anch'io, sono andato da te. Adesso li conosco una zitta, per motivi meno nobili dei suoi, perché avevo un aereo, dovevo partire, Cellini le faceva un po' più presto e poi era più vicino a Rinata. Questo è stato il motivo spirituale per cui ho fatto adesso gli ricordo Ashkenazite, perché veramente questa pezza è molto bella, veramente molto bella. E poi ci si ricorda Ashkenazite, si fa una settimana prima. Sì, un po' più giusto. E noi ci arriviamo molto più. Ok. E poi Shaladan Tzrichav. Sì, il secondo, secondo prima. Allora, e Shaladan Tzrichav. È possibile che l'uomo prima chieda i suoi bisogni, cioè prima faccia le richieste, e dopo faccia defilà. Kvar meforash ed Shlomo, c'è scritto già da parte di Shlomo Melech, lishmo è la rinna e la tefilà, di ascoltare la rinna e la tefilà. Rinna vuol dire canto, la tefilà vuol dire tefilà, normalmente. Allora, l'interpretazione del Talmud è bellissima. Rinna zo tefilà, la rinna e la tefilà. Cioè per cui... È il, la tefilà e la bakasha invece. La tefilà invece l'hai richiesto. La parola inna vuol dire tefillà, la parola tefillà invece non vuol dire tefillà, vuol dire bacchia. Ci vuole un po' di coraggio. Quindi c'è prima, attenzione, la tefillà nel senso di lode a Dio, e poi c'è la bacchia. Sì, è un concetto molto profondo. Ok, e Omer, dov'è la bacchia? Allora, non può dire una cosa, una bakasha, una richiesta, dopo il metri yatsiv.
Aval. Aval a Hara a Tefila, a Filu Cheseder, Vidui, Shel. Yom Kippurim, Omer. Però dopo la Tefila, quando ha finito la Amidah, può dirsi tutte le Bakashot che vuole, ok? Può dire tutte le Bakashot che vuole, anche se la lunghezza è quella del Vidui di Yom Kippur. Oh. Quindi può andare avanti per. Ma che metti che si bellissimo. Qui dice il brano che si recita nella preghiera del mattino subito dopo lo Shema, e prima di iniziare a recitare la Amidah. Allora perché uno di solito non fa il Bakashot durante lo Shema? No, però dopo i Metri Yetzir, per esempio, i Metri Yetzir prima di cominciare la Amidah potrebbe fare il Bakashot. Non lo può fare perché smoghi un lalit fillà, eccetera, eccetera. Puoi cominciare con delle Bakashot, insomma, praticamente no, l'idea. Mette questo pezzo qua di mettere sì, perché in realtà già lo Shema, cioè è difficile tu fare le Bakashot. Oppure comincia l'Amidah con delle Bakashot. Durante l'Amidah. Comincia l'Amidah con delle Bakashot, poi fa per l'altra parte. Questo è un bel durante la Amidah si possono fare richieste. Adesso vediamo. Vediamo subito che qui è tutto qui. Ok. Quindi dopo la Amidah, per dopo si intende anche prima di fare lo Shalom. Okay? Dove c'è le aggiunte varie, lo ha Netzor, lo ha altre aggiunte, ci possono essere, eccetera, eccetera. In quella parte si possono aggiungere tutte le Bakashot che si vuole. Ma la Netzor sarebbe un'aggiunta? Sì, un'aggiunta, sì. Omer Itamar Nami, Amar Rav Chaya Bar Ashi, Amar Rav Harichia Bar Ashi, Amar Rav Afalpi Sheamru Shoel Adam Tzechah Veshumea Tefillah, Imba Lomar Ahar Tefillato, Afilu Keseder Shelem Kippurim, Omer. Ok, Itamar Nami ha detto anche la stessa cosa di prima. Dice Rabbi Chiya Bar Ashi, dice Rav, nonostante si sia detto che una persona può chiedere le sue necessità Beshomea Tefillah, in Shomea Tefillah. Quindi il punto in cui una persona dovrebbe fare le richieste personali è Shomea Tefillah. L'ultima Berakha delle Berakhot centrali, prima di dire che Atah Shomea Tefillah Kol Peh, a quel punto lì può fare le richieste personali. Okay. Ma uno può fare anche altre, cioè io so, mi sembra che aver letto che per esempio uno fa il refaeno, cioè una persona malata può fare la cavanà, può avere la cavanà, ma non può, non può dire, aggiungere qualcosa, delle dire cose, non può aggiungere parole, non può. Però aggiungere, mentre dici quella vera cavanà, non posso pensare a qualcuno in particolare che sta male, se posso pensare, però non aggiungo parole, okay. Mentre in Shomea Tefillah posso anche aggiungere, sì. Non ci giungere parole. Quindi il Sefardì è pieno di queste formule. C'è anche in Refaeno. C'è anche Refaeno? Sì, c'è l'aggiunta, c'è l'aggiunta. Giunta. Ok. Cioè, almeno in quello che usa casa. In ballo mare fa il filato, però se viene a dirlo dopo la tefilla, a filo che se decidiamo che pure, o me, può dire anche secondo il sede di giorno e giorno di pure. Quindi. Dopo adesso può aggiungere quanto tutto quello che vuole. Sempre vale, credo che debba valere quello che faceva Rabbi Akiva. Sì. Se in pubblico se sei in pubblico, evitalo. E se fai da casa soprattutto, oppure se la gente ti aspetta. Sì. Amarav Amenune Kama Allah. Marav Imunah. Imunah kama al-chata givrata echa ikka le-mashma me'ane kera'e dechana. Dechana i medaberet. Ok. Allora dice Rav Imunah quante halachot importanti c'è da ascoltare, sono da capire, da dedurre da questa tefi, da questi versi che riguardano Hannah.
Ok, e qui comincia il lungo elenco di tutto ciò che impariamo dalla Tefilat Hanna o dai versi che precedono. E Hanna i medaberta all'Iba. Ikan le mitpallel saich ha-sheik aven libo. Ok, la prima cosa, c'è scritto che Hanna i medaberta all'Iba, che Hanna parlava al suo cuore. Da qui che il mitpallel, che chi prega, deve concentrarsi, concentrare il suo cuore. Rak sefatea naot. Ikan le mitpallel she... C'è Ichtoch Besfatav. C'è Ichtoch Besfatav. Ok. Solo le sue labbra si muovevano. Da qui si impara che il Mipolel deve pronunciare le parole. Vekola lo ishma, mikan she asur le agbia kolo betefilato. Ok. C'è scritto che non si sentiva la sua voce. Da qui impariamo che quando diciamo la Midah non dobbiamo alzare la voce. Non abbiamo imparato che se uno prega singolarmente, se uno prega singolarmente, e lei pregava singolarmente. No, capito, ma non è che facciamo. Sì, quando prega singolarmente lo può fare se gli serve per fare per la Kabbalah. Perché c'è un problema. Il problema della Kabbalah è che potrebbe problema anche il pubblico dà fastidio alle persone. Il pubblico si tende quando c'è Miniana, oppure sì. Quando ci sono anche altri. No, dà fastidio a chi sta vicino. Ah, perché sì. Distrae lo ziburo, capito? Sì, distrae gli altri. Sì. Non sei allo stesso punto. Da solo, se lo fa alta voce, forse meglio. Ci vuole che... Questo uso che sta scomparendo a Roma, quando fanno quella sigilla in silenzio, che alzano, fanno sentire a che punto stanno dalla tefillà in certo voce. Beh, infatti sì, sì. È un altro posto che si toglie. Ok, canti. Va Yachshevea. Yachshevea Eli. Eli, Eli. L'Ischora. 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 Ok. L'Ischora sulle palle. Allora, Eli. Il Cohen lì che stava lì al Beth Mekdash, Veyachshevea la pensa che sia ubriaca. Mikan, da qui impariamo che Shikor, al Shikor vi è stato pregato, che è ubriaco vi è stato pregato. Cioè, ma è vietato cui ha fatto il peccato di non fare la tefilà o comunque esente? No, no, cioè, è esente la pregare. La persona è sempre ubriaco, esente? Non può dire tefilà, non può dire tefilà perché la sua tefilà è considerata toeva, è considerata un abominio. La tefilà fatta in stato ubriaco è stato un grosso problema perché lì su ubriaco è un problema. Se possono puoi dire tefilà. Non scherzo, cosa facendo? Beh, è una delle ipotesi sulla morte dei figli di Aaron, no? Questa è la cosa che così poi passiamo il problema. Ok. Come Mara, Alea, Eli, Admat Kaitishtakrim. Eli le dice, fino a quando ti ubriachi, ti ubriachi. Insomma, la riprende, la morisce. A me, Rava, l'Azhar mi can le roe, le favorò, davar. Se no, agon, se trefe le ochichò. Allora, da qui si impara che chi vede nel suo compagno una cosa non buona deve ammonirlo. Non c'entra la fila questo. Eh? Non c'entra con le filate. No, 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 si parla sa quelle cose. Etan Hanava Tomer, lo Adoni Amar Olave Itamar Garaviosi de Rahanina Amralea Amrale lo Adon Atab Bedavar Ze Bedavar Ze de lo Ruach HaKodesh Shura Aleicha Shata Hoshdeni bedavar ze. Ikedamra echi amra le
Lo Adon, Atalo, Lo Echi, Ikka, Ikka, Shechina, Bewah, Kodesh, Gabach, שדנתני לקף חובה ולא דנתני לקף זכור. מי לא ידעת? ראשה קשת רוח. גשה קשת רוח אנוכי. ויין ושחר ושתיתי. אוקיי. לי ריספונד לא אדונים. No, mio signore. Cosa dice invece? Dice Rabbi Yosef Rabbi Hanina, che cosa gli sta dicendo? Lo Adonata, tu non sei un signore della cosa, e lo Ruach HaKodesh lo Sharare, che in questo momento lo spirito divino non ti investe. Shattah Hoshdani Bedavar, perché tu mi sospetti di questa cosa. Per cui mi sospetti di questa cosa. Cioè, insomma, se tu sei il spirito divino fosse su di te, tu non mi sospetteresti di questa cosa, sapresti che non è. Okay. È una risposta al primo pezzo questo. Che cosa? È una risposta al primo pezzo, perché prima dice una cosa di segno di un segno, diciamo così, restrittivo, e poi adesso invece dà un'altra di segno contrario. Non ho capito. Allora, prima lui dice cioè, di che bisogna riprendere le persone, e poi dice, ma chi sei tu per riprendermi? No, non dice che sei tu per riprendermi, dice tu mi riprendi in maniera sbagliata. Allora, comunque è una cosa, cioè... Non contesti il fatto che debba essere ripreso. Sì, ma diciamo che... Lo sta contestando, stai dicendo tu, non hai capito niente. Sì, questo è diverso, sono due cose diverse. È una limitazione al primo passaggio. Se io dico che sei ubriaco vuol dire come sto sbagliando. Non sto contestando il bisogno di prendere persone, sicuramente bisogna prendere persone, cioè sì, ok, forse ho detto male. Comunque è una limitazione al fatto di prendere persone, cioè considerare l'intero della persona, tu non mi puoi giudicare perché sei in questo momento io. Ma io dici non puoi giudicare, ci giudichi male, sbaglio. È diverso. Giudichi male. Però prendi in considerazione se hai fatto altre cose. Qua gli sta dicendo, prendi in considerazione che c'ho dei problemi, qua gli sta dicendo. Chissà cascià, dove dice cosa? No, però dice, se dice cascià te lo vuoi. Sì, ma gli stai dicendo, tu hai interpretato male. Sì. Ho capito? No, non sono ubriaca, questo è il problema. Cioè, allora, tu non devo prendere in considerazione un bel niente, perché in realtà io posso essere benissimo una che ha un sacco di problemi in questo mondo sì. E sono ubriaca. Okay, sono ubriaca, non posso dire tefillah. Avrò tutti i problemi del mondo, ma non posso dire tefillah. Quindi se mi hai ripreso, in quel caso lì sarò anche arrabbiata che tu mi hai ripreso, però io non posso dire, avevi ragione. No, hai tolto perché non sono ubriaca. E tu non hai capito che non sono ubriaca, e questo è lo sbaglio. Okay. E tu sei. È lo sbaglio di quello che riprende, quello che stavo dicendo. Certo che è uno sbaglio, sì. Devi sapere cosa stai facendo. Cioè, okay. Dico uno sei ubriaco, ok, vabbè, sono ubriaco, questo è il problema. Infatti anche nella mitzvah di Oferto Kia di. Devo appurare cosa si tratta. Devo appurare cosa stavo. Non posso dire, questa non è una cosa, per un'altra. Sì. Perché quello è offensivo, diciamo. Ok? Allora, la data, la tu non sei Adon, questo è il problema, la Adon. Okay. In Cadeamere c'è chi dice che no, in realtà dice un'altra cosa. A Cadeamere così gli ha detto, lo Adata non sei Adon e non c'è Shekhinah presso di te, la Shekhinah presso di te, o HaKodesh c'è Shekhinah presso di te, c'è Dantani le Kafova, questo sì. Questo è quello che dice, sì, ma no, quello che abbiamo detto prima non è questo. Sì, sono due interpretazioni diverse. Sono due interpretazioni diverse. La prima è tu non hai capito niente. Tu non hai capito che io non sono ubriaco. Dovevi capirlo, perché dovevi capirlo? Perché tu sei lì, sei il Kohen, sei il Ruach HaKodesh, dovevi capire se uno ubriaco o non ubriaco. La seconda cosa è, no, il problema tuo è che mi hai giudicato le kafkova, che mi hai giudicato in maniera negativa. Però Dantani le kav zehut, non mi hai giudicato per zehut. I meriti. Chi lo gli ha data, mi lo gli ha data, non sai forse che io sono una donna sofferente. Vian shechar, ok, fino a qui.
Veyame Shekhar lo shatiti, poi dice, io non ho bevuto né yain né shekhar, né vino né i cuochi. Amar Rabbi Elazar Mikael l'enachshed bedavar l'enachshad bedavar she'en bo tzarich le'odion. Ok, lei gli risponde, io non ho bevuto. Da qui impariamo che se una persona viene sospettata di qualcosa che non corrisponde alla verità, deve farlo sapere. Ok, questa è un'altra cosa. Allora, qual è la reazione classica? Una reazione classica, sono superiore a questa cosa, non ti degno di una risposta. Non è vero, ti degno di una risposta. Mm. Io sono sospettato di qualcosa di sbagliato, ok, è successo, no, io devo difendere me stesso, io devo dire che non è vero. Non fare il superiore, ma dire che non è vero. Ah, per smentire quello che si dice. Smentire. Oppure al contrario, fa l'inferiore. Che la persona non si considera una cosa, questo maschile vuol dire che c'ha ragione, no? Se tu sei innocente, devi... Ma un atteggiamento normale è quello della... è meglio, non ti degno, non mi abbasso al tuo livello. Invece può essere molto controproducente, perché se uno dice, non dice niente e fa finta così di essere superiore, per la voce intanto si diffonde. Sì, certo. Cioè è un problema, in verità. Mm. Magari qualcuno capisce che non dice niente perché l'ha fatto, perché è vero. Cioè, c'è un problema, secondo me. Che chi taccia consente, insomma. Chi reagisce che ha la coda di paglia. Sì. Ok, altri temi. Sì, chi reagisce accusando l'altro in genere alla cosa di fare? Sì, allora tu... dicendo non è vero quello che hai detto, punto. Quello che fa è questo, dice non è vero, non ho bevuto. Ok, in genere la reazione è di non reagire sulla cosa in sé, ma di dire ah, perché tu, quello non è sostanzialmente una missione di colpa. Io ho fatto questo, tu hai fatto di peggio. Ah, sì, perfetto. Ok, reazione classica di vari politici. Non è questo, però tu invece. Però tu. È fatto di peggio. Benaltrismo. Va bene, andiamo avanti. Alti ten et amitecha lifnei. Ammatecha. Et afatecha lifnei. Bet. Bat Belial. Belial. Amar Rabbi Elazar Mikan. Le shikau shmit parallel keilu over oved pazar tiva echa lifnei. Ok, scusate un secondo, keilu oved pazara rak tiva echa eke tiv acha acha lifnei bat belial uktiva tam יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, מה לרם הרבה? אבקנה ובזרה. אבקנה ובזרה. אוקיי, אלורה, דיק שדורי סיפרה, דקוי סיפרה, דקוי סיפרה, dice Abiyazar, Mikan, da qui si impara che il Shikol, che dice Tefillah, è come se facesse a Vodazara. Insomma, hai te e Tamitech, il mio Bat Belial, che cosa vuol dire? Cosa? Okay, perché Bat Belial, non considerare la tua serva, è Tamitech, che è come una Bat Belial. Bat Belial è una donna perversa, una donna... come si può dire? Qui dice perversa, letteralmente senza gioco. No? Senza gioco? Sì. Cioè senza limiti, senza... Sì. Senza gioco non mi piace. Gioco. 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 Gioco, senza limiti. Belial, nel senso Belial. Guardate, non so che succede. Aspetta un secondo, per venire da qui. È questo, che si parla... Veyatsua Nashim Bene Belial... Dov'è questo verso più avanti? Qua c'è scritto la scena. No, Samuele 1:16.
Ok. Beh, beh, c'è scritto. È una bella citazione di Hannah. Ok. Ok. E poi cito De Varim, sì. Da mezzo a te. Male Alan Avodah Zarah, come la è Avodah Zarah, anche qui è Avodah Zarah. Ok. Com'è che fa il collegamento? Lì si tra... se prendete il verso. Sì, lì c'è scritto che Devarim c'è sono bene beveale, eccetera. Sì, no, bisogna fare, se vediamo il verso. Abbiamo saltato un pezzo, secondo me, la traduzione. Cioè? Ci siamo fermati alla tua serva, eccetera, e manca il. Ma lui ha Zamikan le Shikoshi mi pare che avuta Sarà. Sì. C'è scritto lì di mezzo davanti, insomma, considerare una Bat Belial, e c'è scritto là che sono usciti delle persone Bene Belial da in mezzo a te. Queste persone, mentre come lì nella frase si riferisce a persone che hanno fatto Avodah Zarah, anche qui Bene Belial, Bat Belial si riferisce a Avodah Zarah. Ok, vabbè, sì, magari vediamoci dopo il verso. Vayomer, Lefi le Shalom, Amar Rabbi e Rabbi Elazar, Mikan le Choshed et Chavero, Midvar Shem Bo, Shetzicher le Fayeso, Lo Od, Ela Shetzicher le Barcho, Shenemar, Veheloai, Veheloai Israel, Iten et Shelatecha. Ok, e lì risponde. L'Echidashon va in pace. Da qui, dice Rabbi Elazar, da qui impariamo che chi sospetta una persona per una cosa che non è, deve le fayesson, deve tranquillizzarlo, deve, come si può dire, le fayesson? Velod, non solo, ma deve anche benedirlo. Perché lì, infatti, lì gli dice: ve lo è Israel, il tenderci la terra, il Dio di Israel ti darà la tua richiesta. Ma qui c'è chi gli deve chiedere scusa. Sì, la traduzione qui è... Deve chiedere scusa? Così lo traduce, sì. Lo traduce qui, deve chiedere scusa, sì, e poi viene a dire. Non è... Yes, non no, non è proprio il fatto che sia sì, insomma, sì. Sì, può comprendere anche chiedere scusa, però... Shema velo Israel iten et shelatecha. Vetaveder neder. Vetaveder neder. Vetomar Hashem tzerot. Amar Rabbi Elazar. Miyom she shvera Kadosh Baruch Hu et olamo lo haya adam she kara'o Kadosh Baruch Hu tzeraot asheba tachana lekarto tzeraot. Amra Hana lifnei Kadosh Baruch Hu rav. בעני עד ועמד על הפתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך, מלך העולם, אדוניו המלך מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך, ליתן לי פרוסה אחת. פרוסה אחת. פרוסה אחת. Imra'a. Sono i due punti. Sono i due punti. Sono i due punti. Domanda. Se c'è la tua risposta. Sei lutto. Allora, Batidor Neder fece un voto. La Tomar e disse a scienze volte. Allora si rivolge a Dio come a scienze volte. Dio delle schiere. Amara Birazar dice Birazar da quando che Dio ha creato il mondo. Non c'è stato un uomo che lo ha chiamato, Kadosh Baruch Hu Tzevaot, fino a che non è arrivata Hannah. E lo ha chiamato Tzevaot. Ma c'è, ma è la prima volta che lo chiama Hannah Tzevaot, non c'è tutto andato. Eh? La
La Torah c'è, sì, ma non c'è un uomo che lo chiama. Una persona che si rivolge a Dio chiamando Hashem Tzevaot non c'è. È la prima Hanna. Il termine c'è, ma non c'è, il, non c'è la, una c'è persona che si rivolge in questo modo. C'è una terza persona. Abraham, Hanna, dice Hanna da Tekosh Baruch Hu. Il buon Shalom, padrone del mondo, da tutte le schiere di schiere che hai creato nel tuo mondo, è difficile ai tuoi occhi, dammi un figlio, ok, ne chiedi tanti, ne chiedo uno. Mashal vado dov'è, a cosa assomiglia la cosa? A un re, Sarvada, che ha fatto una grande seudà per i suoi servi. È venuto un povero, e sta alla porta e gli chiede datemi un pezzo di pane. Lo esghiro non se lo fidano, non lo guardano. Dahak spinge ed entra e va presso il re. Adonia Mele gli dice, signore re, di tutta questa seudà che hai fatto è difficile ai tuoi occhi darmi un pezzo di pane? Chiedo solo un pezzo. Ok. Questa è una delle cose che mi stupisce, che magari che poi non so, forse sarà, che a volte ti danno cose di una complicazione allucinante e te le lasciano lì senza problemi, e a volte spiegano quello che è già chiaro. Cioè, non è chiaro, cioè, non c'è veramente. Cioè, avevamo già capito che era questo quello che voleva dire, non è che ci voleva moltissimo a capirlo, però questa la spiega. Cioè, a volte non. Mentre a volte sono delle cose difficilissime che non si degnano di spiegare, scontato che hai capito. Gli piace la. Sì, sono un po'. La Gadà qui, gli piace ogni tanto. È un elemento alleggerimento. No, ma anche nell'Aggadà a volte sì. Sono delle cose molto complicate, cioè, che però vengono lasciate così. Ma comunque anche un po' riverente, perché accusare Kadosh Baruch Hu. Sì, questo poi tornerà. Su questo poi tornerà, che Hanna Itihad Vorin Klappemal. Ah, dire anche questo. Ma no, si impara moltissimo nella teflata, moltissime cose si impara, anche con questo qua. Sì, ci vuole un po' di chutzpah per... Sì, perché è un paragone per veramente dire, molto sì. Problematico. Sì. Imra Otirem. Imra Otirem, Rav Elazar, Amra, Hanna, Lifnei Hakadosh Baruch Hu, ריבונו של עולם, אם רואה, אם ראה, מוטב, ואם לא, תירתם. אלך ואסתתר מפני אלקנה בעלי, וכיוון דמסתתרנה, משקולי, מסותה. והיא אתה עושה תורתך פלסתר, שנאמר וניק... È bello tosta anche questo. Eh? È un genio questa Hanna, questa cosa della mia sotà. Sì. Ok. Beh, è la vilesa, non è lei. Ok. In gotica, se vedere vedrai, ok? Amar Beazar, dice Beazar, dice Hanna da Kadosh Baruch Hu, riconosce Olam, se vedi, bene, cioè se vedi esaudisci la mia richiesta. Veim Lav, però se no, vedrai quello che farò, Elech, andrò, ve estater, e mi nasconderò davanti a Elkanah, mio marito. Mi apparterò. Sì, certo, certo. Però l'estatale è nascosta. Sì, certo. Ma si apparta come se stesse con qualcuno. Come sì, se sì, che sì, lui sì. Possa sospettare. Sì, se certo. Mi si è appartato, certo. Ok. Davanti al canale mio marito, visto che mi sono appartata nascosta, mi faranno bere la mesotà. Ok, visto che sospetto di adulterio, a questo punto mi faranno bere il mesotà. E tu non fai della tua Torah plaster, una cosa così, insomma, una cosa non vera,
perché nella Torah c'è scritto che quando una persona, una donna, viene sospettata di essere sottam, e gli viene fatto bere quella liquida, eccetera, eccetera, e se è innocente, venichetà, e sarà dichiarata innocente, non solo, venisgazera, e rimarrà incinta. Ok? E rimarrà incinta. Allora, cosa faccio? Io ho fatto questo trucco. Io mi farò sospettare di essere sottam, e a questo punto, visto che non è vero, tu dovrai per forza andarmi lì, perché nella Torah c'è scritto che dovrai andare lì. Ma da dove lo impariamo? Cioè, questo è Eleazar. No, qual è il versetto di Hanatie? Che cosa? Raotire, il fatto che ripeta due volte il verbo. Ci costruisce una cosa. Chiaramente. Okay. Il verbo è raotire, vedrai, vuol dire vedrai, nel senso che mi sei utile. Allora, raotire può essere semplicemente un modo di dire, ok, vedere, vedrai, insomma, eccetera, eccetera. Però qui invece si costruisce solo okay. Questo. Ok? Amicha. Anicha lemen leman beamar im ayeta kara nifkedet shapir el leman beamar im ayeta yoledet betzar yoledet berevach nekavot yoledet zecharim shechorim yoledet levanim. Ok, questo forse questo non è per il politico ricorretto. Ktsarim yoledet arukim maika lemar poche. Allora dice questo trucchetto del andare a farsi sospettare di essere sottile. Allora va bene per chi dice che cosa succedeva alla sottà, che se era sterile diventava, aveva un figlio. Ok? A questo punto si capisce quello che dice, direbbe Hanna. Però secondo chi dice che non, in realtà non è così, non è che diventano che fecondi. Chi è sterile diventa feconda, è la imaietario ledet bezzar, vuol dire questo, che se partoriva con sofferenza, io ledet breva, partorisce con ne che voti, se normalmente partoriva femmine, partorisce maschi, se corribile le vanina, neri, scuri, i capelli, suppongo. Scuri, fa. Lasciamo stare. Sì, fa nascere chiari, diciamo così. Non è che dice uno è meglio dell'altro. Beh, sì, dice. Assolutamente sì. Sarim, io le tarim, se sono piccoli, corti, li fa nascere lunghi. Alti. Ok. Quindi attenzione, non che rende fecondo le sterili, ma che sono le. Che se sei contenta di quelli che è, del tipo che è, puoi farti quelli del tipo diverso. Ok. Ma Icale, ecco, c'è da dire, cosa ha guadagnato Hanna? Se è vera la seconda opinione, che in realtà non è che una sterile diventa feconda, che cosa ci ha guadagnato? Lei comunque non aveva figli. Ok. Titania venikta venizara zera mil melamed sheim aita akera akera nifkedet divrei rabbi ishmael amarlo rabbi akiva im ken ilchu kol akarot kulan istatu vezu shelo kilkela nifkedet e la melamed sheim aita yoledet betatza yoledet babi bereva ksarim yoledet rokesh yoledet rokesh אחד יולדת השניים, מהי אימא והקרה? אוקיי, תפסקו. אלא, אקוי ריפורטה לברייתא אינקוסי, זכותי לגוסת הכל. אלא, ברייתא יש אקוויסטו, נקצר איזרע זרע, לגלל זה נוצ'נטה, אברה פידיו, דקוויסטו עם פגיאמו, שכסרע סטגילה, פרטוריש. Divrei Rabbi Ishmael, questa è la parola, questo è quello che dice Rabbi Ishmael.
Lì dice Rabbi Akiva, imken, se è così, se veramente la stella partorisce, il hu kolak, andranno tutte le sterili, si apparteranno, e questa che non è adultera, avrà un figlio. E la Melemet invece insegna che se partoriva con Sario, il Berevach, Xerim, quello che abbiamo detto prima, no? Tarukim, Shechorim, il Devanim, eccetera, eccetera. E Had, l'unica cosa che aggiunge, Had, il Red Shneim. Se doveva partorire uno, ne partorisce due. È un po' magia, no? Sta un po' di magia, cioè sì, forza a Kadosh Baruch Hu. Sì. Forza a rispettare quello che ha promesso. Certo. Sì, no, ma secondo Rabbi Akiva non lo può forzare in realtà, non lo forza in realtà, perché non riesce a ottenere questo. Mai Imra Otire, che cosa vuol dire Imra Otire? Allora a questo punto, secondo Rabbi Akiva, che dice che non è vero che... Partorisce. Allora cosa dice Hannah quando dice no, Otire? Se tutta questa faccenda qui del... nascondersi, appartarsi, non è così, non funziona. Librato la persona, è andato a parlare il linguaggio dell'uomo. Ok. Sì, è un po' una smentita Eshel questa cosa qui. Eshel? Cioè, non so se conoscete il libro di Eshel su... Torami Nascimento, perché l'aria ce l'ha dorotto. È tutto un libro sul Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, sulla Gadà, secondo lui ci sono due Shittot. Una delle cose che ne esce è che la città di Rabbi Ishmael è Torah Medaberet Bishon Ben Adam, la Torah parla il linguaggio dell'uomo, quindi le ripetizioni, le ridondanze, eccetera, eccetera, non sono d'accordo, perché è così che si parla, insomma, è normale che la Torah parla il linguaggio dell'uomo. Mentre Rabbi Akiva è quello del ogni parola, addirittura ogni lettera va interpretata. Succede esattamente il contrario. Le corone sulle cose. Qui succede esattamente il contrario. Rabbi Akiva che dice Torah Medaberet Bishon Ben Adam. È strano. Sì, molto strano. Questo è il problema del Shittot. Questo è il problema, che a volte magari si fa anche cose diverse. Questo è il problema in generale dell'individuare un modo di pensare in persone che non hanno un pensiero sistematico in generale, che non lo esprimono un pensiero sistematico. A volte trovi delle contraddizioni, questa è una tipica contraddizione. Perché avevo letto che Rabbi Akiva dice che non ci potevano essere ripetizioni inutili. Invece qui c'è. Invece qui dice, semplicemente perché il caso in cui se avesse un significato come sembra, sarebbe peggio, come se Hashem incoraggiasse. Però succede continuamente che tu hai l'infinito e poi la forma verbale quando usa. Succede continuamente, ma continuamente succede anche che venga interpretato. Ok. Finiamoci qua. Azak Baruch.